Salve, sono Elena Armaroli, laureata in scienze motorie, sono la referente dell'area motoria dell'associazione NEMO. Come abbiamo visto precedentemente, la sedentarietà insieme al prolungamento della vita comporta un aumento di patologie croniche degenerative, soprattutto cardiovascolari e muscoloscheletriche. Quindi l'attività motoria è molto importante per contrastare tutto questo. La funzione degli esercizi che andremo a fare è quella di riattivare le articolazioni e i muscoli. Può essere consigliata a tutte le persone di tutte le età. Come riscaldamento potremmo iniziare con una bella camminata. Quindi attivo le gambe, la parte inferiore e la parte superiore, girando le spalle sia indietro che in avanti. La camminata la potremmo fare 3 volte su e giù, uguale insieme alle spalle. Per quanto riguarda poi gli esercizi per gli arti inferiori, possiamo fare questo: attivo, tiro su. Ovviamente per chi ha un equilibrio precario può avere l'ausilio della persona cara. Anche questo avanti e indietro per 3 volte. Un altro esercizio può essere questo: laterale, che serve per l'articolazione dell'anca. Anche questo lo potremmo fare 3 volte avanti e indietro. E un altro esercizio per l'equilibrio: si apre le braccia e un piede davanti l'altro, schiena dritta. Anche questo, se qualcuno trova difficoltà, può avere ausilio della persona cara. Avanti e indietro. Se uno è in casa, ha delle mattonelle, può seguire delle mattonelle o può seguire delle linee. Andiamo a vedere gli esercizi per gli arti superiori. Il primo esercizio è questo, quindi tocco il gomito, vado dietro, uguale in avanti, questo per 10 volte. Secondo esercizio, questo, avanti e dietro. Terzo esercizio può essere questo, come se mi dovessi arrampicare su e giù, laterale, su, laterale. Questo è molto utile per la motricità fine, molto importante per rendere la persona autonoma. Cosa serve la motricità fine? Per ad esempio abbottonarsi i bottoni, per tenere la forchetta, per tenere il coltello, per tenere il bicchiere. Molto importanti sono tutti questi esercizi. Tutti gli esercizi che abbiamo visto in piedi li possiamo fare con un ausilio della sedia. Ad esempio, andare su in punta di piedi, anche questo per 10 volte. Possiamo fare questo. 10 da una parte, 10 dall'altra. Possiamo fare questo. E infine questo qua. Alcuni esercizi possiamo fare anche stando seduti. Ad esempio, per la parte inferiore si può fare questo. Possiamo fare questo, serve per il potenziamento del quadricipite. Possiamo fare questo, quindi mi reggo alla sedia e alzo tutte e due le gambe insieme. Inoltre, per gli arti superiori posso utilizzare o una bottiglietta oppure tutte e due. Vado avanti dal petto, posso andare laterale, posso andare dalle gambe fino in su. Ovviamente
posso fare anche degli esercizi se ho con la pallina, posso fare questo, se la bottiglietta ci sembra un po' troppo pesante, posso fare questo, come posso passarla dietro. Questi sono solo alcuni esercizi utili per risvegliare il nostro corpo e la nostra muscolatura. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.